Siamo con l'assessore alla cultura di Padula, Tiziana Boe Ferrigno, che ci sta consegnando un messaggio simbolico per il nostro progetto Ecomulo 2 da consegnare al Quirinale come amministrazione di Padula. Ovviamente sì. Allora lo leggo in modo tale che possa essere ben impresso anche nel vostro percorso. Civiltà non è solo quello che si annuncia attraverso i monumenti murari, i manufatti, le forme d'arte in pietra o in colore, le carte degli uffici e dei pubblici istituti. Civiltà sono anche modi più mutevoli e spesso non documentati, però non per questo meno persistenti, di aggregazione degli uomini nella società civile. Civiltà è anche il prodotto dei singoli che dal proprio angolo di lavoro lanciano segnali agli altri per stimolarne le capacità e stimolarne gli interessi. Civiltà è soprattutto trovare la sintonia con tutto quello che ci circonda e difenderlo, possibilmente migliorarlo, ricordando che l'ambiente in cui si vive è la cifra della propria azione e della propria testimonianza di vita. Padula, scrigno di arte e cultura che vanta sul suo territorio tutte queste forme di civiltà, ha anche il grande onore e l'onere di annoverare tra i suoi figli un simbolo della lotta alla criminalità come Gio Petrosino. E dunque da sempre sente il dovere di dare l'esempio per un mondo migliore, in cui l'uomo e la natura trovino nella legalità l'equilibrio giusto senza ricorrere continuamente a compromessi di piccolo cabotaggio, spesso vacui. All'onorevole Presidente della Repubblica, i cittadini di questa terra, ostinati come il mulo di Federico e di Mirko, chiedono, come già d'altro canto fatto in altre occasioni in passato, di essere loro vicino in questa lotta disperata contro tutte quelle forme di progresso, per ultimo le minacciate perforazioni petrolifere, che forse determinano un'illusione di benessere, ma non è un vero salto di qualità di vita. Quindi l'occasione è gradita per invocare il suo interessamento per le nostre aree e per inviare a nome di tutta la cittadinanza, a nome del sindaco e dell'intera amministrazione della città di Padula, i nostri più cordiali saluti. Grazie a voi, Federico. Grazie a lei, assessore, per il messaggio. Condividiamo in pieno. Lo consegno a Mirko e poi tiene. E ne faremo tesoro come tutto, tutti i messaggi. Ecco qui. Infatti, la busta sì, perché sono. Ovviamente. Ma sui muli, sai, si sbattono un po', diventano un po' sporchi, però arrivano a nulla. Ma abbiamo la busta impermeabile. Ecco qui. In caso pure di naufragio nel fiume. No, speriamo di no. No, no, non è successo, per fortuna siamo equipaggiati per queste cose. No, io vado. Grazie a voi, ragazzi. Grazie, assessore.